prima cosa da fare quando si inizia una dieta è di non dire che si è a dieta, perché il nostro cervello si proietta sulle cose da mangiare, perché quando noi mandiamo un'informazione di restrizione, perché la dieta nella nostra mentalità è restrizione, invece noi ci proiettiamo verso una cura per noi stessi, una cura che ci farà stare bene, un qualcosa che noi non è una restrizione, ma un cambio di stile di vita. Nel momento in cui tu fai quella cosa per te, per la tua salute, per il tuo benessere, vedrai che la nostra mente non la vedrà più come una restrizione e riusciremo a portare avanti la nostra alimentazione corretta e raggiungeremo i nostri obiettivi. Ciao a tutti e benvenuti in Dieta Janina. Oggi parliamo di Loredana che ha voluto perdere qualche chilo per raggiungere un obiettivo di peso migliore e soprattutto imparare a mangiare sano. Perché comunque essere magri non vuol dire che noi siamo anche sani, non vuol dire che possiamo mangiare qualsiasi cosa. Perché anche se noi abbiamo un metabolismo che brucia, le nostre arterie si intasano di aterosclerosi, e quella cosa che blocca il flusso di sangue e che nel tempo porta all'infarto del miocardio, ictus, eccetera, eccetera, ipertensione. Quindi essere magri non vuol dire che potete mangiare qualsiasi cosa. Quindi cercate di essere equilibrati e mangiare in modo sano. Vi aspetto in Dieta Janina, vi lascio qui le mail e seguitemi su Instagram. Oggi voglio condividere con voi questo risultato, meno 8 kg per questa bella signora che all'età di 70 anni è riuscita a perdere 8 kg con Dieta Janina. Questo che significa? Che nonostante l'età e tutte quei detti che io sono vecchia, sono anziana, non ce la farò mai a dimagrire, sono solo dei miti, perché a qualsiasi età si può scegliere di migliorare la propria alimentazione, perdere peso e restare in salute. Vi aspetto in Dieta Janina a qualsiasi età. Troverete qui il mio profilo Instagram oppure le mail. Bella giornata. Ciao a tutti, benvenuti in Dieta Janina. Oggi parleremo di Anna, che è questa bellissima donna, una mamma di 2 bambini piccolissimi. La ricordo con molta nostalgia perché è una delle prime clienti di Dieta Janina, e mi ricordo che era sempre stressata con questi bambini piccoli, andava al lavoro, il marito, eccetera, le faccende di casa, e non riusciva mai a prendersi cura di sé. Ha scelto Dieta Janina e insieme siamo riuscite a raggiungere un obiettivo di peso, ma soprattutto siamo riusciti a raggiungere una consapevolezza dell'amor proprio, perché sì, siamo mamme, ma siamo anche donne, e per essere delle buone mamme, delle brave mamme, dobbiamo essere un esempio per i nostri figli. E comunque, quando non stai bene nel tuo corpo, ci sono delle frustrazioni che le trasmettiamo anche agli altri. Vi aspetto in Dieta Janina, vi lascio qui, seguitemi. Ciao a tutti e benvenuti in Dieta Janina. Oggi vi presento Roxana, che è una ragazza che desiderava tanto avere un figlio e purtroppo non ci riusciva. I medici gli hanno consigliato di perdere del peso, e questa ragazza, talmente motivata era, e probabilmente aveva anche molto accumulo cioè aveva molta ritenzione idrica, in un mese ha perso 15 kg. Naturalmente dopo il processo di dimagrimento è stato molto più lento, perché giustamente, così come vi ho detto, aveva molta ritenzione idrica. Vi do una bella notizia: questa ragazza ha avuto un figlio, quindi il dimagrimento vi aiuta, aiuta il vostro corpo anche a ricevere questa nuova vita. Vi aspetto in Dieta Janina, vi lascio qui le mail e seguitemi su Instagram. Ciao a tutti, benvenuti in Dieta Janina. Oggi parliamo di Simona,
che in solo 7 giorni ha perso 3 kg e vedete che comunque non aveva grossi problemi di peso, anzi è una ragazza piuttosto magra, ma voleva togliere un po' di pancettina. Questa ragazza in 7 giorni ha perso 3 kg, questo perché avviene? Avviene perché si ha molta ritenzione idrica e avendo un'alimentazione sbagliata accumuliamo sempre più liquidi che si piano piano si trasformano in cellulite. Con l'alimentazione di dieta Jenna, questa ragazza è riuscita ad eliminare un sacco di ritenzione idrica e a perdere 3 kg in solo 7 giorni. Vi aspetto in dieta Jenna. Ciao a tutti, benvenuti in Dieta Gianina. Oggi parleremo di Alessandra, che è una ragazza diversamente abile e che purtroppo si è lasciata andare e si è ingrassata e non si sentiva bene nel suo corpo e quindi ha scelto Dieta Gianina per raggiungere un obiettivo di peso e anche di benessere personale. Guardate com'è dimagrita e guardate le faccine che si è messa, sono fotografie che lei mi ha mandato all'inizio del percorso e guardate com'è felice e contenta perché è riuscita a raggiungere, senza purtroppo poter fare dell'attività fisica, ha raggiunto comunque il suo obiettivo di peso e ha imparato, perché è la cosa più importante, essere equilibrati e continuare comunque anche dopo il sostegno mio a mantenersi nel tempo. Vi aspetto in dieta Gianina.